Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti quanti. Continuiamo con le nostre dirette, grazie a tutti coloro che si collegano, che ci stanno già guardando. E oggi abbiamo una giornata molto particolare perché avremo diversi argomenti, molti dei quali sono incentrati su un gruppo di animali che abbiamo già trattato, ma veramente con delle cose speciali. Non ve le anticipo, ma parliamo comunque molto di ragni, ma vedrete che ragni particolari. E vi ricordo sempre l'appello per i musei, se potete acquistare i biglietti, e poi anche una piccola sorpresa che volevamo farvi oggi, magari la ripeteremo più avanti, per trovare il modo anche di sostenere e darvi qualcosa di carino anche per voi a casa. Abbiamo trasformato alcune delle immagini che fanno parte dei nostri diari di viaggio come naturalisti. Li abbiamo trasformati in delle magliette intanto, poi faremo delle altre cose particolari. Abbiamo fatto un po' la gara anche con Emanuele, che ancora non è collegato con noi, però intanto saluto Gabriella, che dovrebbe essere in linea anche lei, che mi dà la mano anche nella conduzione, poi ci seguirà. Ciao Gabriella. Ciao, buonasera. Gabriella, abbiamo fatto un po' la gara, con le magliette l'ultima volta, quindi io adesso non è che voglio fare lo strip, però diciamo. Vi faccio vedere che mi sono portato una maglietta che fa vedere un insetto molto particolare, vediamo se riesco a girarmi anche, ecco, in favore di camera, e che è della famiglia dei Cicindelidi. Questa specie l'ho vista nel sud-est asiatico, adesso non so se riesco a tenerla dentro, eccola qua. È coloratissima, è considerato un insetto gioiello. Questo faceva parte della narrazione di uno dei miei diari di viaggio e insieme a lei anche altre cose molto carine, vi faccio vedere anche le magliette. Questa qui per esempio è una specie che vedete anche, troverete alla casa delle farfalle, ma questa è proprio una sottospecie che viene sempre dal sud-est asiatico, dal Vietnam, è una cetosia, è una farfalla veramente molto speciale. Poi anche una cosa italiana, una piccola ape. Cuckoo wasp, chiamata in inglese, cuckoo bee, anzi, chiedo scusa, perché sono parassiti di altre api. È una specie di bianco e nero, non del tutto bianca e nero, perché ha delle sfumature colorate sulle ali e sugli occhi. E questa qui l'ho vista in Sardegna e poi l'ho portata come storia in uno dei diari. Adesso è diventata anche una maglietta originale, perché queste magliette non le trovate certamente in giro, sono uniche. I disegni sono i nostri diari, gli animali sono quelli che incontriamo e che sono un po' particolari, non sono animali che sono facili da vedere o incontrare, o in alcuni casi sono animali che si incontrano magari alla casa delle farfalle, quindi ai quali siamo molto affezionati. Chi volesse acquistare anche queste magliette è possibile farlo online, inviandoci un messaggio, una mail, adesso le metteremo anche nel nostro sito. Purtroppo c'è un costo di spedizione, chi le viene a prendere qui costa 12 euro, chi le volesse acquistare direttamente dal sito, penso che costi intorno alla ventina di euro e poi 12 euro per ogni maglietta successiva se si fa la spedizione insieme, perché la spedizione è un costo. E colgo l'occasione che parliamo anche, visto che ho la maglietta col coleottero, perché introduciamo una piccola rubrica, Gabriella, che vuole far conoscere un libro, ogni puntata cercheremo di parlare di un libro che ha per noi un significato particolare. E io oggi ho scelto non un libro scientifico dove c'è un autore che fa particolari evoluzioni del pensiero, diciamo, ma ho scelto un libro che secondo me è straordinariamente bello per illustrazioni, per qualità, perché racconta tante storie di uno dei gruppi degli insetti più numeroso, è quello dei coleotteri, quegli insetti corazzati. Io qui adesso mi metto anche gli occhiali, ve lo faccio anche vedere, mi sono fatto un po', mi sono messo anche un po' di segnalini sul libro. Eccolo qua, è scritto in inglese, è un libro che, contrariamente a molti di quelli che abbiamo in biblioteca, non so se si riesce anche a inquadrarlo più da vicino, è scritto in inglese ed è possibile ancora trovarlo. Molti dei libri che abbiamo appunto qui sono libri magari antichi o libri quasi introvabili o che non sono neanche più editati, quindi una biblioteca come la nostra, pensate che qui ad Esapolis abbiamo la più grande biblioteca al mondo sulle falene della seta e i bachi da seta che è chiusa a chiave,
e che magari più avanti vi svelerò con alcune pubblicazioni anche dell'Ottocento con delle tavole magnifiche, tanto che ci hanno scritto che dal Giappone, dalla Cina, per avere, ecco qua, finalmente è arrivato il segnale. Questo è The Book of Beatles, lo vedete, e comincia, girando la prima pagina, con una frase che è molto bella di Charles Darwin, che fa capire qual è lo spirito che ha, anche un po', diciamo, difficile da capire oggi perché si parla molto di conservazione della natura, di rispetto, quasi una sacralità, ma questa sacralità salta quando c'è questa ansia del naturalista di scoprire. Dice, tra virgolette, Darwin: "Whenever I hear of the capture of rare beetles, I feel like an old war horse at the sound of the trumpet." So, dice che lui scalpita praticamente come un cavallo da guerra quando si suonano le trombe, perché Darwin, dovete sapere, che è nato in tanti modi come naturalista, ma soprattutto come entomologo. Questo libro è meraviglioso perché è proprio veramente fatto bene. Ecco, qui faccio vedere altre pagine, vedete le foto che ha, perché usa un criterio sistematico ma molto divulgativo, cioè in pratica in breve vi fa una classificazione veloce dei coleotteri, che sono la maggior parte delle specie di insetti che conosciamo. Ci sono circa 400.000 specie descritte, alcuni sono veramente infinitesimi, e alcuni come questo scarabeo tricorno orientale, che si trova tra Malesia e Asia, eccetera, una calcosoma, sono veramente giganteschi. E parla di famiglie che sono veramente sconosciute anche agli entomologi. Allora, tiro via qualche foglio così possiamo anche andare avanti. Io, per esempio, parla di questa bellissima storia che riguarda proprio solamente l'Italia. Lui tratta prevalentemente specie di tutto il mondo, il libro è veramente non so quante, 300, 400 tavole illustrate su specie bellissime, non solamente quelli più famosi che si trovano sui libri, ma veramente specie che altrimenti non trovereste così facilmente, così ben illustrate. Fa una scheda con distribuzione geografica, eccetera, ma questa ve la voglio leggere perché dice: "Based on the fossil record", sta parlando della Crossoniella relicta, "the archaic suborden Acrostermata", che è veramente un gruppo di coleotteri molto antico, "was apparently more successful than other group of beetle in the first half of the Mesozoic." Quindi praticamente qui dice che questo gruppo di coleotteri molto antichi ha avuto successo nella prima metà del Mesozoico. E dopo dice, continua in italiano, leggendo questa parte in inglese, dice: "la diversità dopo è diminuita moltissimo, è diventato praticamente, sono praticamente estinti come gruppo in Europa, sono rimasti molto rari anche in giro per il mondo, con eccezione della Crossoniella relicta, che è conosciuta solo da 3 esemplari maschi trovati setacciando il terreno calcareo attorno alla base di un vecchio castagno nei Monti Lepini in Lazio." Allora, io vi dico anche un'altra cosa: chi ha scoperto questi coleotteri è una persona che non c'è più tra noi, purtroppo, non c'è più tra noi non da molto, ma ha avuto una vita anche importante e lunga come entomologo, ed è Roberto Pace, lo voglio ricordare. Lui ha lavorato molto con il Museo di Storia Naturale di Verona, insieme con Rufo, Osella, Zanetti, persone veramente straordinarie che hanno dato e danno tantissimo all'entomologia, e lui ha descritto quasi 5.828 specie di questi piccoli organismi, non solo, ma anche staffidini di altro gruppo di coleotteri, e questa per esempio è citato proprio in questo libro. Poi fa chiaramente, adesso io non vi mostrerò tutte le pagine, anche per questione, magari se riuscite a trovarlo, acquistarlo, dovreste trovarlo anche sui vari, divide i vari adefaga, polifaga, eccetera, che sono legati a categorie sistematiche, e poi, ecco qua,
viaggiamo attraverso i coleotteri. Qui per esempio fa vedere i cicinderidi, che sono dei predatori che stanno di solito legati a zone sabbiose, ripari, pariali, eccetera. E quella che ho io qui sulla maglietta, che vi ho fatto vedere prima, è proprio una cicindera parente, si chiama Cosmodela, ma comunque è parente stretta di queste. E sono spesso insetti con colorazioni metalliche molto particolari, riflettenti, perché vivendo in ambienti molto soleggiati acquisiscono questa capacità di gestirsi la luce e i colori, altrimenti non potrebbero farle. Poi vi faccio vedere un altro, tanto passando così le pagine, un'altra curiosità. Questo animale qui è veramente uno dei miti anche di chi ama i coleotteri, eccetera. Si trova anche questo tra la Malesia, l'Indonesia, il Borneo, e del genere Mormolice. Vedete che forme strane che ha. E guardate la forma veramente allungata anche del torace e del collo, anche della testa, perché questo animale vive sotto le cortecce e si nutre di funghi. Ora, ci sono diversi insetti che fanno questo, ma chi ha poi, anche non è neanche suo parente, l'ho trovato poi anche ben rappresentato qui nel libro, vediamo se riesco a trovarlo anche al volo, c'è un altro insetto che è molto particolare, dovrei riuscire a trovarlo rapidamente. Eccolo qua, questo qui è long neck shining, cioè vuol dire collo lungo, praticamente splendente. Vedete, questo appartiene a un altro, un'altra famiglia, però anche lui ha assunto quelle forme, e la domanda che vi faccio e che faccio è che come mai un insetto che si nutre di funghi, che sta sotto le cortecce nelle cavità degli alberi, ha bisogno di un collo così lungo? Me la faccio anch'io, non ho una risposta adesso da darvi, ma magari una domanda che potete fare, perché gruppi diversi, famiglie diverse di coleotteri allungano il collo per nutrirsi poi in quelle condizioni, in quegli habitat. Quindi questo si chiama Diatellium wallacei, wallacei perché poi è sempre, si nominano i grandi, abbiamo nominato Darwin, e non possiamo non nominare anche Wallace, che con lui, guardate, gran parte delle persone che, adesso chi ci ascolta sicuramente, ma con le quali parlo, non sa che Alfred Russel Wallace è coautore con Darwin della teoria dell'evoluzione della specie basata sulla selezione naturale. Darwin l'ha spiegata bene, l'ha scritta bene, ha fatto tutto, ci stava lavorando da tempo e l'ha fatto magnificamente, l'ha riconosciuto anche Waller, ma poi la prima pubblicazione, sono due pubblicazioni diverse, l'hanno presentate insieme nel 1858 alla Linnaean Society. Anzi, è tutta una storia molto bella anche da raccontare. Questo libro poi fa vedere tante altre cose, per esempio, malgrado sia conosciuto, pochi lo conoscono, lo scarabeo sacro, che assomiglia molto anche a specie che si trovano ancora qui lungo il litorale e il mare, si trova in ambienti anche circomediterranei, è un po' più grande, diciamo, il sacro, ma poi non è molto facile da trovare, mentre le specie come il semipuntatus, per esempio, che vive da noi anche in spiaggia qui in Veneto, ma si trovano poi altre specie in giro per l'Italia, hanno questa forma tipica. Se vedete poi gli scarabei che sono raffigurati nelle culture medio orientali, sono spesso azzurri, turchese, sono anche proprio scolpiti oppure su ceramiche di quel colore. Ecco, lo scarabeo sacro non ha questo colore, è nero, però era considerato, e dovremmo farlo anche noi oggi, magari ci abbiamo riso dietro, questi adoravano gli scarabei, era considerato un simbolo del sole che si muoveva, era considerato un simbolo della rinascita, della vita, veniva messo anche nelle sepolture con le mummie, sapete, poi mettevano tante cose nelle sepolture, anche mantidi religiose che erano altri simboli. Noi ci ridiamo un po' dietro, ma io ci rido meno, perché dovete sapere che questo scarabeo fa un'operazione importantissima, quello di riciclare lo sterco degli animali e da far rinascere da una palla di un rifiuto, che lo sterco, insomma, posso usare anche altri termini, ma dall'idea proprio del massimo rifiuto, e far rinascere la vita. E questa è una cosa che noi dovremmo recuperare completamente. Guardate, io adesso vi farò un'altra battuta, anche la storiella che vi farà ridere. Quando si guardano i cartoni animati di Asterix, Obelix, eccetera, dei galli, che riprendono anche storie, diciamo, narrazioni e tradizioni esistenti, una delle cose che dicevano sempre, che non avevano paura di niente, era che avevano paura che il cielo gli cadesse sulla testa.
perché loro ritenevano che gli alberi tenessero sul cielo. È quello che sta succedendo oggi, in verità. Noi potevamo prendere in giro, ridere per questa loro paura, in verità oggi, tagliando le foreste, distruggendo tutto, effetto serra, buco dell'ozono, cambiamento climatico, e però sono proprio la conseguenza di queste distruzioni, di questi habitat. Ecco, vedete, anche guardando, poi vi faccio vedere. Se venite qui ad Esaplis, poi abbiamo una mostra sui gioielli, un altro insetto mitico è lo scarabeo d'oro. Questo è veramente speciale perché ha effetti fotonici nella corazza, ma questo gruppo di scarabei, che sono rutelini, che si trovano in diverse parti del mondo, ma quelli più così dorati, argentati, vengono dalle zone andine del centroamericane, diciamo, fino all'Ecuador, Colombia, eccetera, e hanno una particolarità: polarizzano la luce, che non è un'esclusiva, è abbastanza comune questo tipo di effetto della corazza, ma la polarizzano non in modo lineare ma circolare. Ora, voi, se avete fatto un po' di fisica o se vi ricordate qualcosa di fisica, dovreste sapere cos'è la polarizzazione circolare, però non è una riflessione di un raggio che vibra praticamente il campo elettrico e magnetico in una sola direzione, ma si forma per l'azione costruttiva e distruttiva un'onda che esiste solamente su una dimensione circolare. Perché lo fa? Per il momento è l'unico che lo fa, probabilmente qualcuno mi smentirà, dirà che ci sono scoperte, pubblicazioni nuove, sono felice di saperlo. Per il momento è l'unico gruppo di insetti che ha questa caratteristica. Questo libro vi porta in giro a raccontare storie meravigliose. Per esempio, una cosa che mi piace far vedere anche, è una specie più comune vista nei libri, ma è lo scarabeo Golia, perché lo scarabeo Golia è, oltre a essere gigantesco, rappresenta un gruppo enorme di questi scarabei che sono parenti delle nostre cetonie, quegli animaletti, quei coleotteri verdi che trovate anche sui fiori, e hanno una colorazione, questi sono africani e ricordano l'Africa. Guardare i colori di questi animali, spesso animali che condividono lo stesso ambiente, si assomigliano, si imitano, c'è la moda del posto, ma in qualche modo anche noi culturalmente, probabilmente, o è un qualcosa che vediamo noi, magari non è vero, ma mi sembra così. Quando viaggio in Oriente trovo spesso colori e disegni nell'arte che riprendono i colori della natura, delle farfalle, di fiori, eccetera, e lo stesso con l'Africa. Guardate questo scarabeo come riprende. Questo bellissimo libro ha tantissime specie, me ne mostro ancora una, poi magari andiamo avanti. E intanto saluto Enrico Stella e anche Nando Zanin, che si è collegato con noi, che ci dicono che sono collegati, approfitto del solitario degli amici e anche degli esperti. Vi faccio vedere poi questa litta vescicatoria, perché è un animale che adesso comincia a far caldo, quando arriverà giugno, luglio cominciano a uscire, e sono animali che si trovano qui da noi, è una famiglia, poi vedete anche l'altro vicino, sono meloidi. Hanno una caratteristica, contengono, diciamo, emettono sostanze, ce l'hanno nell'emolinfa, nel loro sangue, eccetera, che sono tossiche, e hanno effetti molto particolari, alcuni possono anche spruzzare, eccetera, e possono produrre anche delle bolle, molto delle ustioni, delle specie di ustioni, quindi bisogna stare attenti. E poi questi hanno anche delle storie di azioni afrodisiache, eccetera, non credete, cioè, qualche effetto c'è anche da questo punto di vista. Come si formano le bolle sulla pelle, qualche altra parte potrebbe anche irritarsi e quindi avere degli effetti particolari, però io non lo consiglierei. E l'ultimo, meraviglioso, perché questo libro ha tanti colori, ma ne ho scelti alcuni che sono anche nostri, questo bellissimo cerambicide, lo faccio vedere così lo indico anche a chi riprende, può riprendere questo meraviglioso insetto, che qui anche, non so se rende la foto, è la rosalia alpina, è uno dei simboli delle nostre montagne, e si trova ovviamente anche poi in Francia, da tante parti, però ha una distribuzione europea, e non è facile trovarlo, gli adulti escono a luglio, ed è legato prevalentemente ai faggi, ma non solo, ed è veramente un simbolo meraviglioso, è una anche delle specie che è protetta da diverse convenzioni e situazioni anche locali. Ecco, io vi ho fatto vedere questo libro e vi mostro l'ultimissimo, perché è una curiosità che quasi nessuno sa. Anche delle volte i raccoglitori, anche gli entomologi, i raccoglitori di chi raccoglie insetti, fa la collezione, diciamo, eccetera, anche gli entomologi non sanno, oppure non hanno grande problemi a raccogliere un coleottero. Sanno che, per esempio, alcuni coleotteri carabidi spruzzano, come ho detto prima, possono essere irritanti, ma sanno che non pungono come pungono le vespe, gli scorpioni, non hanno pungiglioni, mentre le vespe, le api ce li hanno, i coleotteri no. Invece no, si è scoperto questo Onychocerus albitarsis, anche questo lo raccontiamo bene al museo, che ha
sulla punta delle antenne, sviluppato proprio sulla punta, una struttura simile alla ghiandola col pungiglione di quella coda dello scorpione, quindi ne ha due perché ha due antenne. E hanno guardato al microscopio elettronico questa struttura e hanno visto che ha la stessa struttura del pungiglione degli scorpioni che vivono, proprio un gruppo di scorpioni che vive proprio in America. Guarda caso c'è una convergenza sulla funzionalità della struttura del pungiglione e della ghiandola. E sono veramente curiosità, ma qui c'è un mondo straordinario, guardate che libro meraviglioso, e ne commenteremo anche altri molto molto diversi con tante storie, però questo volevo farvi vedere perché qui potete avere veramente una conoscenza approfondita di coleotteri meravigliosi, di forme straordinarie che sono anche difficili da individuare anche attraverso internet. Quindi un bel libro per la vostra libreria, se ce l'avete tenetevelo stretto, se no se lo trovate è veramente stupendo. Allora io vi ringrazio, adesso continuiamo, non so se ci sono poi domande. Qui vedo adesso Dario Bacchienzo, in scioltezza e con semplicità passi dai coleotteri alla fisica senza annoiare. Un maestro, grazie, io non volevo questi complimenti perché poi sono cose che si cerca di fare per divulgare, spero di essere stato corretto nell'esposizione. A me piace molto l'ottica e la fisica, non sono un esperto, ma essendo laureato anche in scienze naturali ho dovuto occuparmi anche di questi aspetti, però guardate che gli insetti hanno nella loro corazza dei segreti, delle storie che ancora sono da scoprire, anzi adesso ci si sta avvicinando. Vi faccio un esempio, le farfalle blu amazzoniche del genere Morfo, che hanno questi riflessi straordinari, hanno proprio un effetto fisico, la rifrazione della luce eccetera. Si sa che sono prodotte da delle creste, delle strutture, delle striature che sono sulle microsquame, che sono 50.000 circa per ogni ala, e che rifrangono la luce, interferiscono e creano quegli effetti. Ecco, quando sapete questo vi cade un po' il mito di questa bellezza, è tutto qui, è un effetto fisico, invece no. Quando si va a guardare meglio, ci si guarda meglio, si scopre che non abbiamo ancora capito niente. Non abbiamo capito niente perché sono in grado di convertire probabilmente lunghezze luminose in un tipo o di un altro, e quindi diventano interessantissime per i pannelli fotovoltaici, per trasformare l'energia, per rendere più ecologicamente sostenibile. Non abbiamo capito niente perché guardando gli insetti possiamo imparare come produrre colori senza usare molta chimica, usandone molto poca, e quindi toglierci di mezzo un sacco di problemi di inquinamento legati alla realizzazione proprio dei coloranti, anzi avere tutti i colori possibili all'arcobaleno e anche alcuni che i pigmenti, colorazioni, chiamiamole chimiche così, non producono allo stesso modo. Quindi possiamo veramente fare molto guardando questo. Mi fermo qui perché l'argomento è molto vasto. Saluto anche Viviana, che fa parte del nostro staff, veramente mi fa molto piacere salutarla, che adesso anche lei è in quarantena purtroppo perché siamo chiusi come musei. Sono molto onorato di questo, perché Viviana, io spero di averla presto anche con noi, perché cerchiamo di riattivare anche delle visite guidate al museo virtuali, e magari Viviana potrà darci una mano e farci la visita, perché guardate che Viviana ha una dote che hanno in pochi, è capace veramente di, è magica, ecco, guardate, le persone magiche non sono molte, lo so che non è scientifico. Magico significa che è in grado di empatizzare, di trasmettere contenuti con facilità. Magari non sarà, come non sono io, un grande scienziato, ma è in grado di passarvi delle cose con le emozioni che sente. E anche sta impegnandosi molto nel disegno, che sappia io, e quindi mi fa ancora più piacere, e anche una sua genialità in questo, e spero di averla presto con noi, e anche per parlare non solo delle iniziative che abbiamo come musei, di una natura pura, diciamo, ma anche quella del Bosco delle Fate, che è una natura antropomorfica, e dove lei è molto brava, anche sa anche leggervi la mano, devo dire che è anche molto simpatica in questo. Ecco, qualcuno mi riprende perché ho letto in inglese, spero non sia per la pronuncia, ma forse perché non è così chiaro per tutti. Io però insisto, sia perché imparo meglio io a leggere in inglese, che lo pratico da molto tempo, ma perché un messaggio che mando, non sono io a darlo, ovviamente lo danno tutti quanti, è che senza inglese, piaccia o non piaccia, è difficile andare in giro per il mondo e lavorare anche e competere. Quindi è importante. Gran parte purtroppo dei libri, e l'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto l'incontro con i psicologi cognitivi, o delle pubblicazioni sono in inglese e non arrivano tradotte in italiano per essere disponibili nelle nostre scuole, quindi è bene che ci attrezziamo a leggere l'inglese molto bene. Ecco, allora, adesso ci colleghiamo
con una persona veramente speciale che io conosco da molto tempo per tanti motivi. Saluto nel frattempo anche Lucia Regolin, guardate la diretta mi consente anche di mandare messaggi, e si chiama Mauro Ferri, che spero sia in collegamento. Lui è di Modena e in questo momento lui rappresenta tante cose, ma soprattutto il gruppo modenese di scienze naturali. Ciao Mauro, ciao ciao. Mauro, ti interrompo solo un attimo prima di salutarti, perché è arrivato anche Emanuele Bici, così può salutarti anche lui e salutare tutti quanti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao a tutti, benvenuti anche da parte mia. Da quanto sei arrivato, Emanuele? Perché io non ti vedevo nel collegamento. Tre minuti fa. Benissimo, ti sei persa tutta la mia parte sui coleotteri, che l'ho fatta un po' lunga. Ho intravisto qualcosa mentre stavo arrivando, ho avviato Facebook e stavo guardando che stavi parlando proprio del coleottero stercorario, della loro importanza e tutto il resto, ma l'ho visto per pochi secondi, tanto che correvo a montar tutto per poterci essere. Benissimo, allora ritorniamo da Mauro, che è pazientissimo, ci sta aspettando, perché devo dirvi che lui rappresenta un'associazione che io conosco veramente fin da piccolo, che ha fatto tantissimo per l'entomologia, le scienze naturali, gruppo modenese di scienze naturali, e la cosa che conoscono di più, diciamo, è la Entomodena, che è un incontro, ciao Mauro, che è un incontro che tu magari ci spiegherai meglio che cos'è, di specialisti, ma è molto di più che un incontro di specialisti, di appassionati, raccoglitori, vero Mauro? Certo, io spero che il microfono funzioni bene. Si sente bene, sì. Saluto tutti gli amici ai domiciliari come noi. Vi ringrazio di essere con voi in questa occasione. Sì, sono felice di rappresentare la mia associazione qui a Modena. Noi ci chiamiamo Gruppo Modenese di Scienze Naturali, siamo più conosciuti come quelli di Entomodena, che è questa mostra fiera di entomologia di invertebrati, ma di scienze naturali in genere, che si svolge qui in 2 edizioni all'anno. Peraltro, proprio dovuto alla quarantena, come hai detto tu, alla situazione, è saltata anche questa e si andrà sperando di arrivare a settembre che si possa tenere in qualche modo. Perché sì, il problema è questo, che adesso tutte queste esposizioni, questi incontri non si stanno più facendo e sarà difficile immaginarla virtuale. È un vero disastro, perché questa situazione, tra le altre cose, ci ha bloccato proprio mentre noi, come succede ogni anno, eravamo proprio ormai pronti per partire, per allestire gli espositori, più di 120-130 ormai tutti pronti eccetera, che vengono da tutta Europa, anche da altre parti del mondo. Mi ricordo che da Giappone ho visto persone che venivano veramente, sì, a distanze notevoli. Abbiamo espositori che vengono occasionalmente anche dall'Estremo Oriente, normalmente vengono dalla Mitteleuropa, dalla Francia e anche dall'Italia chiaramente, uno dalla Spagna. E soprattutto abbiamo tanto pubblico che in genere, e con le ultime edizioni, è anche molto modenese, altrimenti vengono qui da noi appassionati un pochettino da circa 12-13 regioni italiane, e in un giorno e mezzo, in un sabato e in una domenica mattina, riceviamo circa 7.000 persone, quindi se è una cosa poi molto... è uno spazio dove fanno laboratori, ecco, ci ricorda anche Maria Chiara Mazzanti che si fanno molti laboratori. Io poi vengo spesso, partecipo anche a molti laboratori, diciamo, anche noi facciamo volontariato, diciamo, su questa cosa. Però laboratori e poi conferenze, no? E tantissime attività vengono promosse, scientifiche, divulgative, no? In questo spazio. Noi facciamo soprattutto divulgazione, non so se si vede bene quello che sto mandando adesso, sono immagini prese dalla fiera di 2 anni fa esattamente, abbiamo espositori che chiaramente vendono animali da collezione di provenienza legittima, abbiamo un sistema di autocontrollo molto implementato, abbiamo espositori che vendono animali vivi, ma soprattutto abbiamo espositori che vendono attrezzature, guide di campo, gadget, e poi abbiamo soprattutto laboratori. La cosa che ci contraddistingue è che ogni edizione ha circa 9, 10, 11 laboratori, soprattutto per bambini e per ragazzi, ai quali partecipano chiaramente anche i loro adulti, e lavorano tutti su prenotazione, tanto è la richiesta che hanno per poter accedere. Quest'anno è saltata, speriamo nella
edizione di settembre di poter recuperare. Tu tra l'altro, Enzo, sei con la tua organizzazione sempre molto disponibile sia per i laboratori e ogni tanto anche per delle conferenze, per delle presentazioni. Le nostre conferenze abbastanza monografiche sono spesso molto 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 frequentate, abbiamo dalle 30 alle 160 persone a seconda dei temi e delle occasioni, e tocchiamo tanti tanti argomenti. Uno passano, di questi... passano veramente migliaia di persone per Entomod, anche per le due edizioni potremmo dire 10-20 mila, forse più persone, no? Tra no, le due... sono 6-7 mila che per una mostra, fiera mostra messa in piedi esclusivamente da volontari, non abbiamo una struttura professionale che ci assiste, con accesso gratuito chiediamo chiaramente un contributo per poter pagare le nostre spese, per finanziare, è un risultato notevole, siamo uno degli eventi della città, muovono molti insegnanti, vengono a posto, spesso dando appuntamento ai ragazzi delle loro classi, facendo delle... lezioni, ecco, estemporanee, girando fra i banchi e partecipando. Però diciamo, al di là di questo evento che a voi costa un grande sforzo a tutti quanti, perché poi si vive in quei due giorni, diciamo, in turbine, e voi continuate la vostra attività tutto l'anno e fate avete un sacco di iniziative, siete collegati con l'università, con la ricerca, con i ricercatori, e fate anche avete dei progetti di entomologia urbana. È l'occasione di questa sera dove presentiamo la nostra iniziativa che mette a fuoco le nostre proposte per il parco urbano che si chiama Parco Campagna della Resistenza di Modena, che è un parco abbastanza singolare perché è una delle aree verdi più grandi della città. Adesso stavo cercando la mappa. Vorrei dirti che in questo momento lo sento molto, perché la campagna sì, natura, ma resistenza, anche noi siamo in resistenza totale. Abbiamo resistenza. Parco che è stato progettato, è stato ideato, suggerito già negli anni 70, il progetto è stato messo a fuoco a metà degli anni 90 con la duplice missione di preservare degli scampoli di paesaggio agrario tradizionale che in quel momento veniva inglobato e mangiato dalla crescita della città, e chiaramente anche la missione di mantenere la memoria della resistenza alla quale sono dedicate le viabilità interne. È ampio 25 ettari, in realtà è più di 30 perché c'è un'area privata al suo interno abbandonata che è in discussione tra proprietà e comune che verrà inglobata. È il secondo parco della città e noi ce ne siamo occupati da 3 anni a questa parte nell'ambito del nostro progetto Insettiamo, che era un progetto, che è un progetto di monitoraggio degli invertebrati delle aree verdi della città, delle 11 aree verdi principali più alcuni scampoli oltre la tangenziale. In realtà dal primo anno di indagini è emerso che nel panorama generale delle aree verdi questa aveva qualche cosa in più, come del resto ci aspettavamo, non fosse altro perché non è stata una ricostruzione di un'area verde per poterla attrezzare per il pubblico, è stata anche tutto sommato anche una difesa di un'area che era coltivata e che non è mai stata urbanizzata, gestita. Ecco, ma avete riscontrato successo con qualche specie? Siete riusciti a salvare la presenza di qualche specie legata ai prati, legata alle zone? I risultati dal punto di vista tecnico del monitoraggio delle checklist utili non è stato un risultato clamoroso, però in quest'area verde noi abbiamo trovato alcune specie che sono tipiche della... dei sistemi, degli agroecosistemi legati alla presenza dell'acqua, alla disponibilità di acqua, perché in questa zona c'erano gli ultimi prati stabili della periferia di Modena. Il prato stabile sembra un'entità agricola di coltivazione intensiva, in realtà è un sistema di prati che veniva allagato per laminazione stagionalmente, poi diventava arido, riceveva acqua solo dalla pioggia, poca, scarsa, e veniva sfalciato per portare i foraggi agli animali, non veniva pascolato, il foraggio veniva... Ecco, io voglio dire una cosa, c'è Emanuele che mi ascolta e penso possa essere d'accordo.
quanto poco ci vuole per distruggere un ambiente e quanto tempo ci vuole perché ritorni la biodiversità potenziale in quello spazio. Io ho avuto diverse esperienze, vedo posti meravigliosi, sembrano naturali, poi vai a misurare la biodiversità e ti accorgi che sono rinaturati perché sono cresciute le piante, ma c'è ancora un ambiente che è ancora poverissimo, malgrado vediamo animali e farfalle eccetera, ci vogliono tempi lunghissimi per ristabilirsi. Sì, sì, sono d'accordo anch'io, Enzo. A volte sorprendono certi ambienti con una ricchezza notevole, pur essendo vicini a centri urbani. Però è anche vero che molte volte questo tipo di ambienti sono ricchi perché sono rimasti ricchi da prima, cioè non sono stati devastati. Invece è molto giusto, come quello che dici tu, spesso la resilienza, è una parola per cui si sta abusando molto in questo periodo, ma la resilienza di un ambiente che è stato depauperato e devastato dall'uomo spesso ci mette tempo effettivamente prima di riacquistare una naturalità di un certo tipo, ecco, sicuramente. Ti faccio un esempio, Emanuele. Per esempio, un classico, che abbiamo parlato di prati, anche di prati dove c'è umidità, in questo caso per una tradizione anche di irrigua, è le lucciole. Le lucciole sono dichiarati, tutti le conoscono, adesso non facciamo battute ovviamente particolari, però stiamo parlando di insetti, ecco, e sono animali meravigliosi, sono poetici, letteralmente, sono insetti come gli altri, però con quella luce lì di notte, di giugno, di luglio, dipende da dove si va, in montagna, più a nord, più a sud, prima anche a maggio, e sono veramente magiche. Le lucciole hanno una caratteristica che le persone non sanno, al di là del fatto che si nutrono di lumache, quindi hanno bisogno di quell'umidità, di quella situazione, eccetera, che non sia inquinato per questi animali, ma hanno spesso, ma quasi sempre le nostre quantomeno, le femmine che non volano. Il fatto di distruggere una popolazione di lucciole non è detto che poi tornino, perché devono arrivarci camminando, ma da dove, se è stato interrotto e frammentato il territorio? Tant'è vero che nella ripresa, nella lenta ripresa, gli ambienti dove le lucciole si cominciano nuovamente a vedere, una delle evidenze è quella che prima di tutto si vede qualche maschio che volando può anche allontanarsi dal luogo dove sono ancora presenti, magari limitrofo o più o meno distante, però di lì ad avere una popolazione riproduttiva, quindi con femmine nella zona, ci vuole spesso tempo, purtroppo, tanto tempo. Quindi allora, sono d'accordissimo, è un esempio calzante quello delle lucciole. Sì, è veramente così, si capisce quanto è fragile anche una specie e quanto è importante lavorare con queste reti che interconnettono ambienti naturali anche quelli urbani, e anche con percorsi molto lunghi. Dovremmo ragionare meglio sugli assi fluviali, sui fossi, su tutta una rete idrica che mette in connessione mondi anche molto lontani, proprio per riportare biodiversità, perché non è che si crea con la bacchetta magica, come la generazione spontanea si pensa, mettendo un po' di sporco e stracci uscivano gli animali, i vermi e tutto quanto. No, è un percorso lunghissimo e molto complesso, che a stadi successivi cominciano alcune specie pioniere, poi si crea un ecosistema che si evolve di continuo e si complica fino a trovare, in quel momento, in quelle condizioni, tenta di trovare una stabilità. Sì, sì, è vero, è così. Allora, è così. Poi ci sono specie più resilienti, specie meno, chiaramente, poi lì sono varie. Chiaramente plasticità, no? Delle varie specie, la potenza di una specie rispetto a un'altra di far fronte a cambiamenti e riprendersi velocemente, non sono tutti uguali, però sì, sono d'accordissimo. Mauro, del vostro esperienza, che ti vedo adesso che un attimo ho perso il tuo collegamento. No, l'ho ricollegato. Sì, succede, siamo in diretta, d'altronde i collegamenti sono quelli che sono. E nell'esperienza vostra, ci sono ancora le lucciole da voi lì in quella zona? Sì. In questa zona qui, se voi adesso state guardando in condivisione la copertina della pubblicazione che abbiamo fatto e che è gratuitamente scaricabile dal nostro sito in PDF, la copertina ripropone un'immagine un po' cartonizzata di quello che è un po' il cuore del Parco della Resistenza, che come vedete ha un mosaico di habitat con vigneti, filari di vigneto maritate alle piante da frutto o agli aceri, e poi dei seminativi, dei prati e dei seminativi. Questa combinazione di mosaico con seminativi e con prati e con siepi è quello che garantisce un pochettino il mantenimento, la continuità di questi meccanismi così delicati ai quali ha accennato Emanuele nella sua opportuna nota, perché il vero problema di queste aree verdi
è di garantire la continuità dei processi. Un'area verde in genere è progettata per dare refrigerio e possibilità alla gente di uscire. E qui c'è anche il duplice scopo, in realtà, di offrire un ambiente sereno per passeggiate, per giocare anche, eccetera, però in un contesto di tipo agricolo gestito. È il tipo di gestione che in un qualche modo fa la differenza. Rispetto agli anni di impostazione originaria, ultimamente le cose probabilmente si erano un po' perse, un po' per effetto anche dei tagli, un po' per effetto delle aziende agricole che collaborano a fare le coltivazioni là dove queste sono previste. Certi meccanismi si erano un pochettino inceppati e indeboliti, però quel poco che abbiamo trovato in realtà ci dice che lì c'è ancora un'ottima potenzialità da sfruttare. Guardate bene, non solo per gli insetti, perché tra l'altro state guardando qui tutte le 10 associazioni che hanno condiviso e sostenuto il nostro progetto. Vedete, questi qua sono alcuni degli invertebrati che abbiamo state vedendo voi l'immagine? Sì, le vediamo benissimo. Perfetto, in realtà vi volevo far vedere che noi abbiamo anche questo problema qua, cioè abbiamo anche dei microambienti artificiali, perché sono delle teste di fontanazzo assolutamente artificiali. Vedo uno bellissimo licenide, c'è veramente quel licenide da voi? E noi ospitiamo ancora in queste piccole pozze d'acqua artificiali, ospitiamo ancora una piccola popolazione locale di una specie di tritone comune. Quindi, per dirvi che le cose sono belle, però minacciatissime. Perché? Perché la gente ha preso l'abitudine di andare a scaricare lì, ad esempio, le tartarughine che gli crescono in casa, e con le tartarughe che aumentano lì dentro, che noi facciamo fatica a togliere, ma speriamo di arrivare in fondo anche a questo, compromettono molto la possibilità di mantenimento di queste piccole specie. Io ti ringrazio perché il tempo è abbastanza tirano, adesso dobbiamo passare un altro argomento, però ricordo che queste tartarughe non si possono più liberare da nessuna parte, dovrebbero essere denunciate, sono considerate specie aliene invasive, c'è una normativa che dà delle sanzioni molto importanti, e non compratele più, chi ce le ha magari tenga, ma deve denunciarle, perché perché devono essere registrate, perché si cerca di eradicarle in quanto non sono specie. Che si cerca di fare queste cose perché molte delle specie aliene invasive purtroppo non si riesce più a far nulla, che hanno alterato profondamente i nostri ecosistemi e sono ormai specie autoctone, come le autoctone, diciamo, inserite ormai nell'ambiente. Certo. Però il danno, quando sono tante poi in modo così squilibrato, c'è ovviamente. E questo purtroppo è quello che cerchiamo di combattere, e abbiamo proposto assieme alle altre associazioni di fare dei piccoli interventi di correzione che auspichiamo che vengano realizzati, come quello di introdurre delle coltivazioni o di un sistema di gestione dei prati che possa permettere la maturazione dei fiori, dei semi, in modo che le piante nutrici siano disponibili anche dopo l'impollinazione e la disponibilità di nettare, per offrire rifugio alle nuove generazioni, altrimenti lì le cose non cambieranno mai, andranno sempre più in declino. Però sono sicuro che il lavoro che state facendo, che vi seguo, è veramente intenso, è un grande valore e farà da esempio, da apripista, lo sta facendo, e vi ringrazio a tutti quanti coloro che vogliono poter seguire. Sul nostro sito Entomodena, lo trovate subito, Entomodena, trovate il PDF di questa pubblicazione in download gratuito. Perfetto, io ti ringrazio moltissimo, veramente saluto a tutti gli amici del gruppo modenese di Scienze Naturali, speriamo di vederci presto anche a Modena con tutto il pubblico che viene, con tutte le persone straordinarie che vengono lì, e poterli vedere anche qui al museo e vedervi anche voi. So che avevate organizzato una visita anche qui, ma adesso la situazione è quella che è. Vi ringrazio anche per il sostegno che avete manifestato nei nostri confronti, e non posso dire oltre. Dicono Enzo, sì, dice Fabio Esposito, lo dico perché è una informazione corretta, effettivamente da mettere, di mettere il link per scaricare il PDF, quindi lo dico perché è carino, effettivamente se si può scaricare il PDF almeno lo possono scaricare tutti anche da qui, dalla nostra chat. Non so come fare io, in questo sono attrezzato. Bene. www.entomodena.com. Poi se riesci a inserirlo anche dentro la pagina nostra, in modo che puoi collegarlo al sito dove c'è. Sì, puoi mettere un commento, Mauro, puoi mettere un commento con nella chat dei disc. Eventualmente, guarda, c'è Paola che ci segue dalla nostra segreteria, che saluta la dottoressa Sardena, che non la vedete, ma lei sta lavorando in Terre Quinte, e ti scriverà adesso in modo che
possiate vedere come fare questo collegamento. Adesso grazie anche a Emma che, che ha tradotto il messaggio immediatamente. E allora io ti ringrazio, ti risaluto e adesso andiamo per il attesissimo spazio con la co-conduttrice con me, Emma, Gabriella, che lei se ne sta lì dietro a sorridere sentendo i nostri discorsi, perché ha preparato un passaggio che inizia praticamente la storia della puntata sui ragni, perché faremo veramente un tour de force. Ci hai portato un argomento veramente particolare che nessuno si aspetterebbe. Ci dici di cosa parlerai oggi? Certo, assolutamente, anzi sono contenta di essere... Non ti sentiamo, l'audio... Mi sentite? No, io sì, non sì, ti sento solo, ecco. Okay. Io la sento bene. Ok, Enzo, mi sente adesso? Che la sentiamo. Ah, ok, è un problema di... Tu parla pure perché ti sentono, io non ti sento, okay. Ecco. Perfetto. Allora sì, argomento un po' particolare e intanto parto subito parlando del soggetto, quindi di stasera, se si può mandare infatti la schermata, così ve lo mostro direttamente, perché parliamo di ragni e anche stasera, quindi parliamo ormai, chi ci ascolta immagino che ha imparato a riconoscerlo perfettamente, di un ragno saltatore, Toxeus magnus. Questo che stiamo vedendo nella foto precisamente è un maschio e lo riconosciamo da questi suoi, chiamiamoli, dentoni iniziali, che sono chiamati cheliceri, che sono molto lunghi appunto nel maschio. E l'altra particolarità, come ha già accennato Emanuele qualche puntata fa, anche questo ragno è un ragno di quelli che tende a imitare le formiche, quindi proprio come ha detto Emanuele, quello che fa è spesso e volentieri alzare le prime zampe iniziali a far finta che siano delle antenne. Ma questo eccezionale ragno non è conosciuto soltanto per questa sua grande dote di imitatore, perché oltre a essere un ragno saltatore, quindi con degli occhi potentissimi, imita le formiche, fa una cosa eccezionale, ossia ha rischiato di far mettere in crisi il concetto di mammifero, perché ovviamente tutti quanti conosciamo i mammiferi, perché lo usiamo soprattutto, ma perché la loro caratteristica distintiva è quella di prendersi cura dei loro figli tramite l'allattamento, quindi dandogli appunto il latte. Ebbene, invece, come vi farò vedere adesso con la mia vignetta, quello che ha fatto questo ragno è appunto mettere in crisi, perché si è scoperto che le femmine di questa specie, come si può vedere dalla vignetta, in realtà allattano anche loro, che è una cosa straordinaria, perché non era mai stato riscontrato all'interno dei ragni una specie che potesse appunto prendersi cura dei piccoli in questa maniera. Abbiamo visto scusa, mi sentite? Tu sapevi, tu sei un esperto che hai frequentato poi tutti i gruppi di ragni, ma tu sapevi questa cosa dei ragni che allattano? Sì, è uscita qualche tempo fa, non so se l'anno scorso o due anni fa, è recentissima questa cosa. 2018. 2018, sì, guarda, c'è anche nella vignetta, che stupido, mi ricordavo più o meno recente. E la prima cosa che ho fatto è vedere dove viveva questo ragno per andarlo a fotografare. È un po' fuori mano perché è asiatico, insomma, i posti dove non vado spesso. Però insomma, è già nella lista degli animali che devo assolutamente vedere una volta nella vita. Okay. Forte, assolutamente, perché appunto è rivoluzionario, assolutamente. E infatti appunto, quindi questa cosa è totalmente assurda, perché appunto non mai penseremo, abbiamo visto tanti ragni fare cure parentali come i licosidi che si portano, quindi i ragni lupo che si portano i piccoli sulla loro schiena, però appunto i piccoli tendono poi a mangiare da sé, o in qualche modo magari mangiano qualcosa che la madre gli porta, ma mai portare appunto del latte. La cosa straordinaria è che questo latte, quello che si è visto, quindi hanno fatto anche un'analisi del contenuto di questo latte, è che a livello di millilitri, quindi in un millilitro di questo latte, sono comprese 2 mg di zucchero, ci sono 5,3 mg di grassi e addirittura 123 mg di proteine, addirittura quindi 4 volte il rapporto, le proteine presenti nel latte, per esempio, di una mucca. Quindi già questo ha dello straordinario. Ovviamente quello che poi hanno voluto cercare di capire i ricercatori è perché avvenga questo allattamento, ovviamente, da solamente una fase iniziale di sostentamento ai piccoli, ma si è visto che poi va a prolungarsi anche fino a 20 giorni. E quindi hanno fatto praticamente delle condizioni di controllo per vedere cosa succedeva ai piccoli
quando c'erano diverse situazioni. La prima situazione che hanno creato è quella di, diciamo, chimicamente bloccare l'erogazione del latte da parte della mamma dopo 10 giorni. Purtroppo, ovviamente, l'effetto negativo che c'è stato è stato quello della non sopravvivenza di tutta la cucciolata. Quindi, entro 10 giorni, questo latte è fondamentale per la sopravvivenza. In seguito, il secondo passaggio è stato prolungare, quindi lasciare la madre nel nido e bloccare il latte dopo 20 giorni. Quello che si è visto è che la sopravvivenza ovviamente era molto più alta rispetto a quelli che era stata bloccata a 10 giorni, ma il, diciamo, la taglia dei piccoli rimaneva, quindi crescevano molto più lentamente, ma riuscivano a sopravvivere. L'altra condizione ancora che hanno fatto poi è rimuovere completamente la mamma dopo 20 giorni. Anche in questo caso i piccoli si è visto che sono sopravvissuti, ma avevano molte più difficoltà di quelli che avevano la mamma ma non avevano il latte, e quindi questo ha fatto capire a questi, appunto, a questi ricercatori che il latte è essenziale per cercare di farli crescere molto più grandi, e un modo anche per, in situazioni di ambienti ostili, è un modo per proteggere la propria prole, quindi appunto per non farla uscire fuori e non cadere in rischio di predazione. Ma inoltre anche in questo caso si è diciamo riscontrato che la presenza della mamma è fondamentale, e l'ipotesi primaria è che possa difendere i piccoli dall'invasione di parassiti. Quindi è come se facessero quello che viene chiamato in inglese il grooming, quindi questo spulciamento dei loro piccoli. In questo modo la mamma riesce a tenersi tutti vicino e a curarseli, e i piccoli quindi sono protetti doppiamente. E questo è straordinario. Veramente speciale questa storia, che si apre un mondo nuovo, che non abbiamo, noi non abbiamo l'esclusiva dell'allattamento. C'era anche il latte di piccione, se non sbaglio, no? Che non era un mammifero, ma in qualche modo anche lui si arrangiava. È veramente molto speciale. Allora, ci sono anche altri animali che, lo sai che devo, poi magari la faccio vedere un'altra volta, ci sono, vi dico soltanto, faccio il trailer, no? Così magari lo usiamo un'altra puntata. Ci sono anche altri animali che apparentemente nutrono non tanto l'allattamento, ma nutrono l'embrione, un po' come facciamo noi con la placenta, ed è una cosa recentissima, ne parleremo nelle prossime puntate, diciamo, dai. Però, così. Però con i ragni, ma potremmo intanto continuare, Gabriele, rimani con certo. Perché tu puoi continuare su questa strada a raccontarci la tua storia, che avevamo introdotto l'altra volta, è la seconda parte, sì. Ma siamo ansiosi di vedere, perché io poi in parte la conosco, ma è veramente molto bella. Ci devi parlare di un ragno speciale molto vicino a noi, in questo caso non così lontano, ecco. Anche sì, se è abbastanza un ragno speciale. Lontano comunque. No, beh, allora, come geografica politica, diciamo che è vicino perché è un ragno portoghese tecnicamente, dal punto di vista della dalla geopolitica. Esatto. Però in realtà, non paga mai, ecco. Però dall'altra parte è distante, se vogliamo, perché si trova in una sola valle di una sola isola dell'arcipelago di Madeira, quindi siamo in realtà sullo zoccolo africano, possiamo dire. Tra l'altro questa valle qua, parliamo di isole che sono sopra nord delle Canarie, proprio come localizzazione. Sì, esatto, sono isole particolari, di dalla geologia. Quasi allungato, perché poi alla fine non sì. È poco più, diciamo, un grande scoglio allungato. Esatto, uno scoglio allungato che punta. Soprattutto l'isola dove vive proprio questo ragno si chiama Deserta Grande, e già il nome vi fa capire un po' che tipo di ambiente possa essere. Vi faccio vedere anche la presentazione che ho preparato, e poi ogni tanto magari ci stacchiamo anche un attimo e ci ritorno, sono poche slide. E è la storia di un gigante gentile, come lo definisco in questa slide, perché in realtà i ragni lupo sono animali relativamente pacifici, che normalmente sono sempre un po', fanno paura per le loro dimensioni. Questo tra l'altro è il ragno lupo più grande d'Europa e uno dei più grandi o il più grande al mondo, raggiunge di corpo i 4,5 cm di dimensione. Immaginate che possa essere il doppio circa di una nostra tarantola, di una nostra vera tarantola, molto la tarantola grande, del Salento, quindi. Per capirci, quindi è molto grande. È un ragno che è una storia, inizia molto triste se vogliamo, perché è una storia di conservazione che inizia con l'uomo che, come sempre, fa un grandissimo casino negli ambienti dove arriva, come spesso succede purtroppo, e questi casini succedono spesso purtroppo in ambienti fragili come quelli delle isole, che sono ambienti a volte molto delicati. Qui l'uomo su quest'isola qua, su Deserta Grande, cosa ha fatto nella storia?
era attraccato come pirati, come pescatori, e hanno liberato innanzitutto sull'isola conigli e capre, che hanno cominciato intanto a devastare, hanno iniziato a estinguere specie endemiche di piante locali di quest'isola. Quest'isola è calcolate che è 10 km quadrati al massimo di estensione totale, quest'isoletta qua è niente, dove questi animali sono arrivati, quindi hanno mangiato qualsiasi cosa. Così l'uomo cosa ha fatto? Ha introdotto, che magari anche in maniera ignara in questo caso, un'erba che pare servisse in realtà per dare da mangiare ai conigli, che è Phalaris aquatica, è un'erba mediterranea, non appartenente all'Atlantico. Questa erba arrivata su quest'isola ha cominciato a crescere. I conigli, finché ci sono stati loro, l'hanno tenuta abbastanza a bada. Poi, come giustamente andava fatto, c'è stata una rimozione nel 93 per proteggere le piante endemiche ancora sopravvissute di tutti i conigli da questa piccola isola, perché non sono di lì quegli animali lì. Non sono riusciti a togliere tutte le capre, però insomma l'erba non era più mangiata. Allora, quest'erba ha cominciato a crescere in tutta la valle, dove è una piccola valle all'interno di questa piccola isola, quindi la valle solo è lunga circa 2,8 chilometri di lunghezza, la vedete tutta in questa fotografia che vi ho messo, ed è larga dai 140 ai 400 metri nella parte più larga. Guarda che c'è una valle Colombo, che dopo continuerà la politica con altre tante cose meravigliose, sì? Che ti sta facendo dei complimenti per le foto, perché veramente io sto qui guardando ammirato, il posto è pazzesco e anche veramente le foto che hai fatto sono bellissime. Sì, il posto è incredibile, è uno di quei posti dove, che dico io scherzando, ti cade la macchina fotografica per terra, scatta erroneamente e viene comunque fuori una bella foto, perché sono veramente posti incredibili. È una scultura. Quello che però c'è di problematico nella bellezza di questa immagine è tutto quel verdolino giallino che vedete più o meno al centro della valle. Non è una cosa bella in realtà, perché la valle dovrebbe essere molto più brulla, e quella è l'erba che sta crescendo, che sta invadendo la valle, ed è un problema perché questo ragno si nasconde sotto i sassi, soprattutto nelle fasi giovanili, ha bisogno di nascondersi nelle crepe del terreno, sotto i sassi, laddove il sole e il vento non possono andare a disidratarlo, per cui la popolazione è messa in ginocchio letteralmente dalla presenza di quest'erba che cresce come una gramigna, no? Praticamente con i suoi stoloni, con le sue propaggini, e si espande a una velocità notevole. Pertanto riesce a coprire gli interstizi e tutto quello che sono le entrate attorno alle rocce presenti su questa valle, decretando la fine di questo animale che al 2011 contava presente in 23 ettari, di la valle in totale è 83 ettari circa, il ragno nel 2011 hanno fatto un censimento, era presente in 23, l'anno dopo era presente in 15 ettari soltanto. Pazzesco. Quindi in un anno praticamente, non dico che si era dimezzata la sua area di estensione, però insomma ci aveva dato dentro. È stato stimato più o meno in quegli anni un numero di individui adulti di 2000, che è pochissimo, perché questo ragno vive solo lì, e pur essendo un artropode, quindi pur avendo numeri comunque più alti rispetto a un grande mammifero, comunque 2000 è niente per un artropode, è veramente, come dire, è paragonabile a, anzi è peggio del panda, possiamo capire. Infatti questo ragno attualmente è inserito nella, questa è la, vi faccio vedere un po' di immagini, questa è la Phalaris acquatica nella sua avanzata nell'isola, questa è una zona che era stata da cui era stata un po' estirpata per vedere quanto ci metteva poi a ricrescere, e ci mette pochissimo ovviamente, pochi anni. Questa è una foto un po', diciamo, di esempio, di simbolo, no? Del ragno che sembra scappare dall'avanzata dell'erba, ovviamente è una foto simbolica. Io per voglio fortuna, poi, ecco, vedo che è una pagina, infatti io volevo dire, questo è un progetto che è stato portato avanti dal zoo di Bristol, se sì, non sbaglio. Allora, mio amico Mark Bushell, che è uno del nostro gruppo internazionale. Esatto, esatto, pensate, è nato tutto da una chiacchierata fra me e Mark riguardo alla conservazione di altri ragni europei, i ragni delle Generation Oculus, perché facevamo parte di un gruppo di nerd che parlava di questi ragni e della loro conservazione. E io gli dissi, guarda Mark, io da tanti anni sono appassionato di questa storia, di questo ragno, non l'avevo ancora fotografata, non ero ancora stato lì. E tu dovreste veramente pensare di fare qualcosa e portare avanti un progetto, perché questo ragno si sta estinguendo.
E grazie anche al mio impegno, ma non mi voglio pavoneggiare in questo caso, ma per dire che benissimo, hai fatto una no, ma a me quello che mi preme è che da fotografo, da naturalista, tutti noi in qualsiasi momento della nostra vita possiamo fare qualcosa, anche piccolo, perché per muovere, no? Un movimento, per muovere. Io non ho nessun altro merito, hanno fatto tutto loro. Io ho soltanto detto a Marco: perché non ti senti con quelli del parco di Madeira? Perché non muovetevi? Nel frattempo io sono andato là, ho fotografato, ho mosso le cose, ho messo in mezzo persone del posto, per esempio Manuel Biscoito della stazione biologica marina di Madeira, di Funchal. Insomma, ho cercato di muovere le acque e nel 2014, finalmente a fine 2014, questo ragno intanto è entrato nella lista rossa IUCN, purtroppo come critically endangered. Attualmente, certo, pensate, questo ragno sta peggio come lista rossa del panda, che è stato declassato, per certo, fortuna sua, a endangered. Quindi è una situazione che è molto critica e rimane critica. Però, come dicevi giustamente tu, il buon Mark nel frattempo ha fatto partire da questo progetto non solo qualcosa di protezione in loco, quindi il tentativo di estirpare l'erba una volta per tutte da almeno da un buon lotto della valle per poter chiaramente lasciare l'habitat a questo ragno, ma hanno fatto partire un progetto di riproduzione in cattività, che è una cosa di cui si parla relativamente poco, e sono progetti molto importanti che prevedono anche la competenza di persone che allevano ragni con competenza in cattività per riprodurli usando dei protocolli molto particolari, per cui poi si potrà liberare i piccoli nati in cattività da questi progetti. Vogliamo sottolineare che questi progetti sono fatti da giardini zoologici moderni, cioè che interpretano perfettamente educazione, conservazione e ricerca. Sì, sono quelli che io chiamo gli zoo 2.0, cioè quelli che sono i giardini zoologici che dovrebbero essere oggi tutti. Cioè l'esistenza dei giardini zoologici secondo me dovrebbe passare anche e soprattutto attraverso la conservazione. E questi lo fanno, Bristol Zoo Gardens lo fanno, e appartengono a quella categoria nata un po' idealmente, possiamo dire, con la visione di Gerald Darrell, con lo zoo di Jersey, possiamo dire che lui è stato un po' il papà di questa visione di conservazione con la sua fondazione. E portano avanti questo lavoro anche loro. Questi che vedete in questa immagine, non voglio farla rimanere troppo lì, ma sono i primi riproduttori, cioè i subadulti presi nell'isola, chiaramente coi permessi, sono nati, è tutto un progetto enorme che è stato fatto, hanno portato alcuni riproduttori a Bristol, i quali si sono accoppiati, e io sono tornato poi varie volte a Bristol. Qua ci sono le persone che possono osservare quello che viene fatto nello stanzino, che è quello di esposizione, no? Dove c'erano inizialmente solo i riproduttori, poi la cosa si è espansa perché per fortuna recentemente, nel fine 2018, sono andato di nuovo a Bristol, e questa è la stanza col buon Mark che mostra bello fiero di sé. Tutte quelle cassette che vedete sono una parte dei ragni nati in cattività dall'impegno riproduttivo dello zoo di Bristol, anche lo zoo di Londra, sono entrati poi altri partner e hanno riprodotto centinaia di questi piccoli che speriamo possano presto essere poi liberati in natura nei lotti chiaramente previsti, che si prevede di poter liberare di questa valle. Lo stanno già facendo chiaramente. Io sono meno collegato attualmente alla parte portoghese, perché lascio fare agli aracnologi portoghesi, ovviamente sono molto collegato alla parte dello zoo di Bristol, ultimamente ho un po' di notizie da parte loro, ci sono problemi diciamo anche burocratici a volte, no? Certo. Però comunque sia si spera presto di poterli fare, insomma, tornare a casa. Posso anche ricordare che Mark ha anche lui un lato soffice, che come noi abbiamo i peluche del ragno e lui c'ha Paddington, mi pare, che se io non so se pronuncio bene il nome, quell'orsetto, cos'è quel, c'è il peluche che lo segue sempre. Sì, assolutamente. Tra l'altro è anche un metallaro un po' come me, insomma, abbiamo tante cose in comune. Mi piace ricordare questo aspetto, perché ci rende più umani e meno, la scienza a volte viene percepita un po' come arida, no? Invece parliamo di persone che amano l'arte, la musica, hanno la passione, eccetera, quindi sanno anche vivere questa dimensione emotiva. E sì, assolutamente, è un gran bravo ragazzo Mark, sotto tutti i punti di vista, come anche quelle mani che si vedevano all'inizio nella primissima foto, erano le mani di Carmen Solan, che è un altro deputy keeper dello zoo, che è stata quella che si è impegnata tanto insieme a Marco a tenere bene i ragni, ovviamente.
Allora, qui ci dicono che ci sta per arrivare da un ascoltatore una Pisaura Mirabilis, cioè una foto, detto in inglese anche, mi hanno proibito di dire in inglese le cose, la Nurse World Spider, all'interno si può vedere la femmina con l'ovisacco, ecco qui abbiamo la foto di Emanuele Intrepido, scusate che l'ho pronunciato male le altre volte, adesso l'ho letto bene, le saluto Emanuele e lo ringrazio. Che sì, salutiamo Emanuele, certo. Ecco, vedete poi in trasparenza attraverso la seta, che è una seta prodotta apposta poi per questo utilizzo specifico. I ragni hanno sete diverse, sì. In questo caso utilizzano proprio delle strutture serigene specifiche per fare gli ovisacchi, per fare la tela che ricopre le uova, eccetera. Sì, la Pisaura tra l'altro è divertentissima. Magari un giorno invitiamo ancora Francesco Tomasinelli, perché merita di raccontare una delle storie legate a questo ragno e al suo metodo riproduttivo, un po' da Don Giovanni, però è una storia di Francesco, non gliela voglio rubare, lui ha le sue fotografie stupende, quindi magari un giorno ne parliamo. Assolutamente, allora puoi già ingaggiarlo, che siamo curiosi, ci ha incuriosito. Invece io non ti vedo con una grande maglietta oggi, io invece mi ero però premonito. Sono è un simbolo. Vabbè, no. Io sto pubblicizzando quelle che abbiamo appena fatto, sono le prime, i numeri uno, di alcune magliette dai nostri diari, li faccio vedere, che si possono anche acquistare per sostenere il museo. Sai che io tengo dei diari e quindi ho qui anche delle magliette con i disegni che fanno parte delle storie, questa è una specie italiana, il Tyrus histrionicus, che è una specie di ape cuculo, e poi una sono le prime, poi ne faremo anche delle altre, una Cetosa bibris, una delle specie che vediamo anche la casa delle farfalle, ma questa l'ho presa, l'immagine viene da una pagina del diario del sud-est asiatico, e questa cicindela che ho anch'io, vi faccio vedere tutta la maglietta, così questa è messa che un po' di lato. Bellissima. Vediamo stupende, se diciamo, ne voglio una anch'io, la cicindela la voglio anch'io. Assolutamente, allora ti teniamo le prime, i numeri uno, va bene? Sono che... No, che spettacolo, bellissima. Allora, però ti devo dire che hanno un costo di 12 euro e che poi c'è la spedizione, nel caso tuo te la porterò. Sai come dicono gli inglesi, shut up and take my money, no? No, stupenda. Ti ringrazio, no, cerchiamo di portare anche cose originali che fanno parte di narrazioni anche particolari dentro questo, nelle magliette, così per raccontare la natura e farcela sentire più vicina. D'altronde solamente facendola conoscere la si può proteggere, non c'è possibilità di proteggere nulla se non si conosce, è l'ignoranza quella che distrugge, lo sappiamo bene. Sicuramente. Sono convinto che chi conosce conserva. Però per superare questa ignoranza cerchiamo di imparare ogni giorno, e saluto Marco Colombo che è in collegamento, e mi dispiace averlo fatto aspettare perché lui tiene poi anche una rubrica, ricordiamolo sempre. Ciao Marco. Che siamo già visti. Come stai Marco, tutto bene? Tutto bene, ho seguito tutte le cose interessanti che avete detto, quindi i ragni che allattano, i ragni che si fanno fregare dalle piante, soprattutto Emanuele ha avuto il grande merito attraverso le sue fotografie di testimoniare, insomma di stimolare un progetto di conservazione su un invertebrato che non è una cosa da poco, perché ci concentriamo sempre troppo sui vertebrati e basta. E noi facciamo la nostra parte, grazie, siamo orgogliosi di questo, stiamo facendo insieme a tanti altri, voi soprattutto, da apripista anche su questo argomento, perché è la maggioranza degli organismi che stanno su questo pianeta e che presenta la maggioranza anche di caratteristiche diverse, adattamenti, comportamenti molto, ma molto, molto, molto di più di qualsiasi altro vertebrati. D'altronde li sono veramente numerosissimi. Uno pensa che certi comportamenti li facciano i cervi nell'arena, invece lo fanno benissimo anche animali piccoli e lo fanno in con varianti enormi che ci rendono molto più idea dell'evoluzione di questi comportamenti, perché nel caso dei grandi animali mancano delle situazioni intermedie che sono scomparse nell'estinzione, nel tempo, nei milioni di anni che sono passati, abbiamo perso dei esempi per capire come quando guardiamo anche i fossili si sono evoluti certi comportamenti o certe forme, mentre negli invertebrati abbiamo molte più possibilità di capire meglio la natura. Tu peraltro hai fatto un altro grande straordinario lavoro, e intanto volevo ricordare sempre la tua diretta che fai su Vesco prima di Facebook e prima di noi, dove fai un'altra cosa bellissima, che è quella di parlare di libri. Abbiamo cominciato anche noi oggi a fare qualcosa in piccolo, molto più in piccolo, per arricchire anche questa diretta nostra. E tu hai fatto oggi hai detto continuiamo qui i ragni, hai fatto anche tu una scoperta molto bella, per una cosa che non sapevamo di avere, e l'hai fatta in Sardegna. Ci vuoi raccontare questo lavoro che è veramente straordinario che hai fatto?
Sì, diciamo che secondo me c'è talmente tanto da scoprire un po' dappertutto che veramente chiunque può andare in giro e trovare delle cose nuove anche in Italia, perché comunque dal punto di vista degli invertebrati soprattutto ci sono tanti ricercatori bravissimi, tanti studiosi, ma tante zone proprio che geograficamente sono meno indagate e che quindi meritano di un approfondimento e che potrebbero riservare delle sorprese. Vado a condividere lo schermo. Adesso dovreste vedere la cartella e vedere la prima fotografia, che è quella del ragno botola, giusto? Si vede molto bene. Okay, perfetto. Allora, i ragni botola, per chi non li conoscesse, dico solo una cosa introduttiva: sono dei ragni bellissimi che mi hanno sempre affascinato fin da quando ero piccolo, perché scavano una galleria all'interno del terreno e poi chiudono l'ingresso con un tappo, e questo tappo è di terra e di sete, insomma è molto mimetico, li protegge dalla disidratazione, e durante la notte la maggior parte delle specie non esce dalla botola, non si vedono neanche le zampe, in alcune sì e in altre no, ma attendono sotto la botola, e quando qualcosa passa nei pressi proprio dell'imboccatura loro saltano fuori repentinamente, come sta facendo questo con una lumaca, e catturano la preda in un battito di ciglia per poi riportarla al proprio interno, quindi all'interno della tana, e mangiarsela. In questo caso poteva prendersela comoda, perché la lumaca effettivamente non è così. Tra l'altro, a proposito della lumaca, sono tra i pochi ragni segnalati ufficialmente al mondo, anche se sicuramente ce ne sono altri, che sono in grado di mangiare le lumache e le chiocciole, che normalmente sono delle prede poco appetibili anche per i ragni, perché fanno delle schiume tossiche, sono viscide, sono gommose, rimangono incollate al terreno, quindi non tutti i ragni pare che riescano a mangiare bene le lumache e comunque i molluschi gasteropodi. La storia che volevo raccontare oggi relativa alla scoperta del ragno nuragico, che è questo, non è tanto per dire ho scoperto il ragno, anche perché non l'ho fatto da solo e ho il minore dei meriti, ma giusto per far vedere come sia stato il processo mentale che mi ha portato a capire che poteva essere interessante questo ragno, e che quindi chiunque potrebbe riapplicare in altri ambiti e vedere di magari scoprire qualche cosa. Questo è un tipo di ragno botola diverso dal precedente, che non era stato scoperto, insomma non era noto, e che io ho scoperto semplicemente partendo da un assunto. Questo assunto era che i ragni si trovano durante l'anno normalmente in un periodo che è specifico in base alla specie. Quindi in molte specie il maschio tu lo trovi in un certo periodo abbastanza ristretto, il maschio adulto, poi finisce il suo ciclo vitale e non ne trovi più fino all'anno successivo. E quindi io, andando in Sardegna durante le vacanze, mi ero accorto che c'erano dei maschi adulti che girellavano in estate, e poi vedevo varie foto di maschi adulti che girellavano in autunno e in inverno. Quindi io li vedevo in luglio e in agosto, e invece vedevo altre foto di persone che abitavano lì in ottobre, novembre e dicembre. E ho detto: che strano, ma non ci dovrebbe essere un'ondata sola. Allora sono andato anche in autunno a vedere, e effettivamente poi guardandoli da vicino è vero che sono due ragni che le persone comuni direbbero ragni da ciabatta, quindi quelli da schiacciare, grossi, neri e pelosi, però è anche vero che poi uno li va a guardare bene e capisce che sono diversi. Uno è molto nero, lucido, e l'altro è più vellutato, è più marroncino, questo ha le zampe più lunghe, i pedipalpi, cioè queste appendici vicino alla bocca che sono più lunghe, questo invece è più compatto. Ma mi chiedevo come mai, quale fosse il motivo, no? E quindi sono andato a vedere le botole, e vabbè, questa è una foto dei due maschi uccisi dal ragno dal gatto del vicino, che mi aveva dato, infatti questo aveva perso una zampa, e effettivamente si vede anche che hanno una dimensione lievemente diversa. A quel punto io sono andato a vedere le botole e ho visto che c'erano dei ragni botola lì che avevano la botola molto spessa, come la prima che ho fatto vedere, rigida, mentre altri avevano una botola sottile, morbida e un po' pergamenacea, un po' flessibile, diciamo. Poteva essere una questione di età? Sono andato a vedere e effettivamente a parità di diametro le botole erano diverse. Allora sono andato a vedere in maniera effettivamente un po' invadente il tipo di ragni che stava all'interno delle botole, cioè le femmine adulte, e ho visto che erano anch'essi diversi. Uno era un po' più grande, con delle spine sulle zampe, l'altro era più compatto, senza spine sulle zampe. Oltre ovviamente a una serie di caratteristiche che si possono vedere allo stereoscopio, che ovviamente sono state approfondite
da Arthur Deca, che è uno dei massimi esperti di ragni botola del mondo, e invece io andavo a fare le escursioni a cercare i ragni con il mio amico Bruno Manunza, che è docente dell'Università di Sassari e che è appassionato anche lui di ragni. E quindi alla fine Arthur Deca, che è quello che ha avuto il massimo merito all'interno di questa storia, ha analizzato i reperti museali, ha visto che effettivamente il ragno che avevo trovato era una specie nuova, diversa da tutte le altre che erano note, e quindi poi abbiamo dato il nome e l'abbiamo chiamato ragno nuragico. Questa è la foto più famosa, con il ragno maschio e il nuraghe dietro, che molti mi hanno detto essere photoshoppata perché il ragno era troppo grande rispetto al nuraghe, eccetera, e io ho sempre risposto dicendo che se avessi dovuto photoshoppare la foto avrei messo Megan Fox lì e non un nuraghe. un nuraghe. Però diciamo che questa è una storia interessante, non tanto per la specie nuova in sé, perché comunque è bello trovare una specie, eccetera, ma il fatto che questa è una specie comunissima, cioè è una specie che vive attorno alle case, nei giardini, negli orti, e che nel periodo estivo, quando ci sono i maschi adulti che vagano, in realtà entra anche in casa, entra sul terrazzo, la trovi fuori dalla porta, la trovi di fianco allo zerbino, e quindi tutti lo conoscevano, tant'è che quando è uscita la scoperta, tutti dicevano, ma io li ho sempre visti. È vero, però la scienza non sapeva che in realtà poteva essere una specie diversa, e quindi è un esempio di citizen science, perché io non sono un ricercatore, non sono un arachnologo e non ho questi meriti, semplicemente però conoscendo quello che vado a fotografare ho notato questa discrepanza e quindi sono andato ad approfondire e poi è uscita questa cosa. Però è una cosa che può succedere a chiunque, l'importante è essere appassionati e cercare di andare ad approfondire e farsi domande sempre. Non so se quella specie di prima era un'actenizza, e dopo questo qui che hai fatto vedere la comparazione, un'actenizza la prima? Sì, questa è l'actenizza. E l'altro mi avete dato un nome terribile, però come genere l'hanno messo dentro, ci vuole un glottologo, non so per pronunciarlo, Amblio Carino. Esatto. Allora, questa è l'actenizza, che ha un bel nome come genere, invece questa è finita nel genere Amblio Carenum, che una volta era Quirtaukenius, quindi poteva pure andare peggio, e questo è finito dentro lì perché ci sono altre specie in Calabria, in Basilicata, in Campania, eccetera, che sono affini, e poi ce ne sono in Spagna, e quindi è finito dentro lì per parentela. Tra l'altro sono ragni botola entrambi, ma non sono assolutamente imparentati tra di loro, perché questi sono ctenizidi, quindi è una famiglia molto primitiva, se vogliamo usare questo termine, mentre questi pare che siano una famiglia un po' più avanzata che è tornata secondariamente a fare le botole, però è un'ipotesi, insomma, non è molto chiaro. Diciamo che non sono neanche nella stessa famiglia, quindi è una convergenza adattativa quella di usare entrambi lo stesso metodo di caccia, cioè la botola. Bene, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se Emanuele vuoi farti le domande, che lui è anche molto più addentro di me su questo. No, gruppo. Bellissimo, io tra l'altro, guarda, l'anno scorso sono andato con Elena in Sardegna per poco tempo, per mie presentazioni di libro, eccetera, siamo riusciti a fare qualche giro anche per esempio nel sud della Sardegna, chiaramente non dico posti precisamente per non, diciamo, divulgare le località, ho cercato almeno le botole di Amblio Carenum per vederlo in natura, per vedere la botola, anche su consiglio appunto delle cercare le botole sottili, no, come mi diceva Marco, eccetera. Purtroppo, ma in realtà per fortuna comunque, perché sono bellissime, ho trovato soltanto l'ectenizza e altri ragni stupendi, ragni lupo endemici di Sardegna, Corsica, la licosa oculata, e qui devo ancora riuscire a vedere l'Amblio Carenum, rimane lì tra quelli che vorrei vedere prima o poi. Ci sono tra l'altro tantissime specie, faccio una chiosa finale anche per Marco, per dire che l'ha detto benissimo, cioè tutti possono riuscire a trovare qualcosa in Italia di nuovo se hanno l'occhio per quella certa cosa, devono avere un po' di passione, chiaramente approfondire. Ci sono sempre diciamo tra i ragni botola altre specie nuove da pochissimo descritte, come la Nemesia pedemontana, che è una specie endemica del Piemonte, è un altro ragno botola che però si trova in natura in Italia in altro luogo, non bisogna essere per forza in Sardegna, quindi in ogni posto in Italia, Marco è d'accordo sicuramente con me, si possono trovare comunque delle specie nuove. Recentemente hanno trovato una specie nuova aliena, in realtà, una vespa, no? Me lo accennavi tu, tra l'altro, Marco. Ma sì, quella è una storia divertente. Una mappa, scusami.
Un'app, esatto, una signora di Bologna esatto. Che fotografa le api sul suo terrazzo da un sacco di anni e poi le manda agli entomologi perché le piace sapere i nomi, eccetera. Ha scoperto la prima segnalazione di un'ape asiatica in Italia, via Bologna, e quindi è interessante perché primo fai una scoperta veramente a metro zero, una segnalazione di una specie alloctona che non era mai stata trovata prima, poi è ulteriormente importante perché sapere che è arrivata una specie potenzialmente invasiva da subito è un modo per prendere le precauzioni, insomma. Sì, sì. Benissimo, io veramente vi ringrazio molto, è stato molto bello, anch'io ho cercato questi animali, ancora li cercherò per vederli almeno l'habitat senza disturbarli ovviamente, e qualcosa sono riuscito a fare anche in Sicilia, anche in Sardegna, però devo ancora riuscire in Sardegna ad approfondire, spero questo come augurio che potremo tornarci presto o che le persone che sono lì, i nostri amici naturalisti, possano presto tornare anche per controllare queste popolazioni e delimitare queste aree in modo che non siano soggette a distruzione o deturpate o altre attività, perché dobbiamo anche chiaramente fare questa opera oggi più che mai, occuparci della conservazione. Io vi ringrazio molto, ringrazio Mauro Ferri, sei ancora collegato con noi, comunque ci sentirà, Marco ti ringrazio moltissimo, speriamo di averti presto, vuol dire che continuiamo, che ci siamo sempre appesi un po' un filo, Emanuele come sempre grandissimo e grazie Gabriella, veramente bellissima la storia di oggi, noi ci rivediamo poi venerdì se tutto va bene e noi vogliamo che vada tutto bene, cerchiamo di resistere anche se poi devo dire che sti giorni ultimi, insomma sta fase finale, spero che sia finale, gli ultimi 10-15, quello che saranno, sono veramente sfibranti, vi assicuro, io sono abbastanza robusto, ma sto sentendo anch'io il peso e quindi incoraggio tutti quanti a resistere, immagino che sia sempre più difficile. Stiamo diventando tutti un po' isterici. Vivere nella botola è dura, effettivamente. Assolutamente, ci stiamo un po' immedesimando anche. Dobbiamo uscire un attimo, rapire qualcuno, portarlo dentro. E ricordo ancora l'appello per i musei, se ci volete contattare il nostro sito è quello Micro Megamondo, come quello anche Facebook, come quello YouTube su quale stiamo cercando di mettere anche queste puntate, e veramente vi saluto, ci vediamo venerdì, ci sarà anche uno, venerdì ve l'annuncio già, uno straordinario esperto, non dico il nome, di squali mediterranei, parleremo anche di altri animali, non solo di invertebrati, ma di vertebrati un po' poco calcificati, diciamo, ecco. Grandissimo. Va bene. Grazie a tutti, a prestissimo. Un abbraccio. Ringrazio ciao veramente a tutti Movie e tutto il gruppo qui, Gabriella, Paola e Nicola, tutto il gruppo dei musei. Grazie a tutti quanti e a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Grazie a ciao tutti. A tutti. Ciao. Ciao. Ciao.